Villa Bonelli, chiusa al pubblico, iniziava il suo lento declino per mancanza di adeguata manutenzione. Ma quando era nata la villa? Esattamente un secolo prima, a gennaio del 1800. Fin dal suo nascere, la villa assunse tale importanza da determinare il nome del quartiere circostante detto appunto Borgovilla. Negli anni successivi, oltre ad ingrandire la casa, una palazzina a forma di L di 3000 metri quadrati, il marchese la circonderà di un giardino di due versure, 22.000 metri quadrati, delimitato da un muraglione. La villa, arricchita da tutte le infrastrutture, che le consentissero di svolgervi una vita comoda e autonoma, era dotata di una scuderia ed attrezzata con un forno, un mattatoio e un campo di gioco. Essa è tuttora impreziosita da 8 busti in marmo rappresentanti divinità femminili e personaggi tratti dalla mitologia classica. La casa era distribuita su 3 piani, a piano terra c'erano le sale di intrattenimento, la sala da pranzo con cucina e dispensa, al primo piano le camere da letto, al secondo superiore gli alloggi della numerosa servitù, il marchese Bonelli, e i suoi discendenti, la terranno aperta al pubblico. Sul prospetto si affacciava una grande loggia, alla quale si accedeva dal salone del primo piano. Nel 1816 la villa sarà arricchita da una chiesetta. Nulla di straordinario fino al 1870, quando venne affidata alle cure del giardiniere Zi Gennaro, che vi realizza un magnifico parco, arricchito da pini e querce, palme, boschetti di varia vegetazione, collinette, serre, laghetti, voliere, piscina e una fontana. Nel 1900, come abbiamo visto, fu chiusa al pubblico. Nel 1975 sarà acquistata dal comune e finalmente, dopo alterne vicende, aperta al pubblico. Oggi resta la più vitale oasi verde della città, dove è ancora possibile fare una passeggiata, lontano dal traffico caotico cittadino, Ceci Mascolo, Leggere la città, Liberini 1986.